Buonasera amici, sono Paolino e gli ospiti di questa sera sono una band molto particolare. Loro si definiscono una ciurma di pazzi e strampalati pirati, i quali vi conducono in un viaggio tra le sigle dei cartoni animati. A me hanno fatto veramente impazzire, signori e signori, al salutino blues, i Re dei Sette Mari. Ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao! Allora, innanzitutto, vabbè, noi qui stasera abbiamo voi due che siete i cantanti del gruppo, ok? Sì, in rappresentanza. Barbara e Andrea. Yes. Poi abbiamo, siete in sei in totale nel gruppo, e abbiamo il tastierista Alessandro, il chitarrista Alberto, il bassista Giacomo e il batterista Filippo. Ora, da dove è nata questa figata? Vai Andrea, racconto. Racconta. Allora, io e lei, che eravamo migliori amici già dal lontano 2007, giravamo un sacco di comics a sentire le band allora esistenti. Io, per esempio, eravamo fan della Menti Tetsuya, che sono tra le più vecchie d'Italia in questo genere, no? Però c'era sempre un problema di fondo. Andavamo, ci piaceva molto lo spettacolo, ci piaceva molto la musica, ma mancavano tantissime delle sigle del nostro periodo, ok? Io sono un 87, quindi in realtà si conta dagli anni 90 in su. E insomma, una volta, due volte, tre volte ci siamo guardati e abbiamo detto: ma perché non provare a farla noi, una band che copra tutto quello che in questo momento non stiamo trovando dagli altri? E l'embrione è stato quello. Poi, riguardo l'identità particolare, che mi sembra di aver capito è stata un po' la cosa che ti ha colpito, in realtà quella è stata una ricerca. Non volevamo proporre appunto un po' la solita cosa, cioè anche cambiando il periodo, non volevamo essere quelli che salgono sul palco, metti anche vestiti da cosplay casuali, ti fanno l'oretta e mezza di concerto e poi via. Volevamo proporre qualcosa di un po' più originale, un po' più coinvolgente, un po' più nuovo, e quindi abbiamo studiato questo show a base piratesca, con sketch, con questa storia del viaggio, eccetera, eccetera, insomma, cose che poi ti racconteremo meglio, insomma. Fichissimo, stile One Piece. Esatto, appassionati di One Piece, appassionati degli anime, quindi comunque abbiamo proprio studiato a fondo e speravamo anche che ci fossero appassionati di One Piece come noi, perché se vai a vedere bene, i Wanted hanno le taglie giuste, okay, lui ha la taglia di Chopper. Quindi, sì, perché sono sono notoriamente nel gruppo quello più faccioccone, carino e coccoloso, esatto. Dicono, e quindi mi hanno paragonato a Chop. È fichissima questa cosa, perché io, vabbè, sono, c'è stato una persona che ho invitato qua al salottino, che è venuta di persona perché non era tanto distante qui dallo studio, e quando è entrato nello studio si è guardato un po' intorno e mi ha detto: sa che avevo ragione, sei un po' nerd. E quindi scammato. Quando vi ho visto mi sono trovato nel mio mondo, no? Cioè, proprio... anche se io faccio blues, musica blues, rock blues, solitamente quello è il mio mondo, vivo proprio blues. Però, cioè, io quando vi ho sentito musicalmente fai solo blues, ma i cartoni animati, gli anime, manga, se li leggi, cioè sono trasversali, toccano tutte le età, toccano tutti i generi, e quindi di conseguenza non so se è un genere musicale così univoco, ecco, così no, infatti voi, cioè, avete fatto questa cosa qua fichissima. Allora, io con la mia band, infatti, anzi, mi scuso con voi perché avevamo l'appuntamento alle 21, invece vi ho fatto slittare di mezz'ora, perché con la band in sala prove ci siamo portati un po' in là. E con la band facciamo cover, chiaramente, come tutti, no? Quindi cover dei Beatles, Rolling Stone, eccetera. Ma io, vabbè, io adoro molto di più fare cose mie personali. Però quello che fate voi, io vi invidio a morte, perché avrei sempre voluto farlo, ma non è facile trovare le persone predisposte. È stato difficile trovare una ciurma dei musicisti che fossero bravi, perché comunque il genere, anche se sembra facile, in realtà è
passami, è difficile, nel senso che copre veramente tanti generi, quindi non è facile trovare musicisti, ma anche cantanti in realtà, perché quando cerchiamo sostituti non è facile trovarne, perché copre veramente tutti i generi. Siamo stati fortunati perché avevamo bisogno di gente brava che però avesse voglia di divertirsi. Comunque è un genere che sul palco devi divertirti, perché altrimenti si vede che lo fai solo per farlo. Esatto. Abbiamo trovato dei pazzi come noi. Quindi... Infatti al tempo dell'annuncio in cui io e lei cominciamo a cercare i membri, famosa è la frase, cerchiamo gente seria ma non seriosa. Cioè, seria e intenzionata ad impegnarsi, che non ci prenda sotto gamba il progetto, ma non seriosa, non essere noioso, non essere una pigna. Fantastico. Cioè, ci deve essere ancora, credo, da qualche parte sulla pagina Facebook l'annuncio originale, sì, del tempo. Stile piratesco, anche quello, ovviamente. Beh, se la trovo, poi la metto in descrizione. Queste cose a me fanno impazzire. Infatti a me piace anche seguire Cristina D'Avena, sono uno di quelli che segue Cristina D'Avena. Eravamo parte del fan club. Eravamo iscritti al fan club tutti e due per un po' di anni, sì, siamo stati ai raduni, eccetera. Vi do una chicca, io nel 76 cantai con lei. No, il sogno di ogni... Il sogno mio, sono sicuro, non posso avere di ogni persona. No, beh, chiaro, no, certo. Avevo 6 anni nel 76. E nel paese dove abitavo io ci fu un festival dello Zecchino d'Oro, vennero quelli del coro dell'Antoniano nel mio paese e pescarono dalle elementari i bambini che più erano predisposti a canticchiare. Io ero uno di quelli, fortunatamente, e cantai nel coro dello Zecchino d'Oro per il festival dell'autunno, e lei c'era, che faceva il mocerino ai tempi. Perché era la sua hit. Esatto, e quindi ho avuto quella fortuna di vivere quella magia che non me la dimenticherò mai per tutta la vita. Sono passati 50 anni quasi, ma è indimenticabile. Tante cose, molto bello. E voi siete su quella barca, cioè siete su quella linea lì, cioè. Ma cioè, poi per fare i pezzi, cioè, come fate a sceglierli? Allora, noi abbiamo una riunione particolare che è la spaghettata piratesca, quindi intanto ci si trova periodicamente qua a casa nostra, tutti i ragazzi si fa su una pasta, solitamente alla salsiccia, e si passa la serata a fare brainstorming, quindi idee, proposte, midi e così via, ok, ci abbiamo bisogno di questo, è successo questo agli ultimi concerti, si discute sempre davanti a quel piatto di spaghetti. Inizialmente cerchiamo di capire un po' cosa ci richiede un po' il pubblico e un po' anche cerchiamo di proporre un po' qualcosa che piace a noi, quindi cerchiamo un po' di andare un po' e un po', quindi noi abbiamo due target principali, poi in realtà ci possiamo sbizzarrire, che sono le fiere del fumetto e quelle un po' più le sagre. Poi ovviamente ci sono alcuni brani che alle fiere del fumetto vanno fortissimo e alle sagre se le proponi ti dicono ma che è sta cosa, tipo... Vedi, proprio stato confusionale nella faccia delle persone. Stile Ritorno al futuro quando ha fatto il pezzo Michael J. Fox. Esatto, uguale. Che si congelano tutti. Esatto, una cosa del genere. Non siete ancora pronti per tutto questo. Esatto. E quindi cerchiamo un attimo, allora all'inizio abbiamo buttato su un po' di brani cercando di coprire le varie isole, perché il nostro spettacolo è nel viaggio fra le isole, quindi cartoni animati, retro, Disney, Giappone, film, telefilm, eccetera eccetera. Adesso che bene o male abbiamo un repertorio vastissimo, cerchiamo di aggiungere, ok, quello che manca, e poi pensiamo quella volta secondo me ci andava bene questo, cerchiamo un po', insomma, di fare un po' di tutto, ecco. Si va detto che appunto devi variare lo show nel tempo, e nel nostro genere i pezzi non mancano, cioè non è come dire, non lo so, passami adesso, i puristi mi uccideranno, però non vuol dire cose. No, vabbè, ma dico, prendi una qualunque band anche famosissima, butto là uno dei più grandi, i Queen, ok, hanno tantissimi pezzi, tutti bellissimi, però quelli sono i loro pezzi. Quando decidi di fare una cover band dei Queen, ti devi muovere all'interno del repertorio che loro hanno costruito nell'epoca in cui ci sono stati come gruppo, e fine. Noi invece abbiamo, solo di Cristina D'Avena credo che ci siano più di 200 brani, forse di più, 400, non lo so. Ecco, solo lei,
Poi abbiamo Giorgio Vanni, Enzo Dry, wow. I Cavalieri del Re e tutte le varie band di cui adesso non vengono i nomi. Quelle giapponesi, e questo solo restando nei cartoni animati. Abbiamo la Disney con 100 anni di lungometraggi, praticamente quasi tutti cantati. Cioè, noi volendo potremmo suonare una settimana e probabilmente avremo ancora repertorio. Mamma mia! E quindi, sì, e quindi ci ragioniamo. Ci si ragiona, sì. C'è stata una cosa iconica che è stata la sigla di Sailor Moon, che non sapevo, ci sono stati 3 anni senza mettere una sigla di Sailor Moon in scaletta perché non riuscivamo a decidere quale mettere. Ogni volta che dovevamo decidere si arrivava alle discussioni e si restava là, moriva lì e fine. Tutti ne volevano una diversa. Esatto, alla fine abbiamo fatto un sondaggio, ho detto basta, abbiamo un sondaggio sui social, chi vince vince, ha vinto la seconda. Volontà popolare. Esatto. Ho truccato perché abbiamo chiesto a tutti gli amici, cioè o meglio il nostro bassista ha chiesto a tutti gli amici di fare la seconda, però sono però stati brogli, esatto, secondo me brogli elettorali, però è bellissimo, quindi è così. Come fate a decidere le scalette? Perché non è che potete tutte 607.000 pezzi. No. Allora in realtà qua è abbastanza, è un po' più diretta come cosa, la scelgo io, la faccio io la scaletta, in base, allora, abbiamo le varie, sempre le varie isole, i vari spettacoli, quindi decidiamo più o meno quale isole mettere, per esempio come dicevo prima le sagre, l'isola del Giappone si arriva, si saluta e se ne va, quindi non si esplora, però tendenzialmente sì, io do un'idea di massima, perché essendo che tante volte sono io e lui siamo quelli davanti al palco che vediamo un po' meglio rispetto agli altri che sono un po' più indietro, i feedback delle persone, quindi cerco di memorizzare e cerchiamo un attimo da lì di creare la scaletta, poi comunque la metto nel gruppo che abbiamo e me la provano oppure mi dicono secondo me devo aggiungere questo, c'è il nostro tastierista che ogni volta mi dice hai tolto DuckTales, perché hai tolto rimetti DuckTales, però insomma è così. Wow, fantastico. Sì, la scelta varia appunto in base al tipo di evento, al tempo che ci danno a disposizione, noi abbiamo 2 ore, 2 ore e mezza, a volte riserviamo anche 2 ore e mezza, una sfaticata. Sì, ma ce la vogliamo noi, non è che ce la chiedono, anche noi ci diverte, quindi abbiamo 2 ore e mezza. E a volte ci dicono hai 90 minuti. Allora, prendi tutte le canzoni, metti il timing, metti sull'Excel, somma e dici ok, qua siamo a 85 minuti, 5 minuti di parlato, dovremmo farcela, dai. Perché poi il problema è contare il parlato, perché come dicevo, non volevamo una cosa sali, suoni e scendi. Quindi noi abbiamo gli sketch, abbiamo i momenti della trama, diciamo, del viaggio, che pian pianino ogni tanto cambiamo, variamo, ma per fare degli esempi c'è il viaggio indietro nel tempo, col vortice temporale, la marina militare che ci attacca e combattiamo e fuggiamo, la nave invasa dai puffi perché il mozzo non pulisce, tutte queste cose qui, ok? Sono cose che comunque tu devi contare nel minutaggio, cioè, e se per caso andiamo lunghi... Quindi sì, è un po' così l'organizzazione della scaletta. Porca, senti, ma sono abbastanza severi quelli del comics, diciamo quelli che vi vengono a sentire? Severi riguardo al minutaggio, riguardo a... No, i vostri praticamente, quelli che gli ascoltatori, no? Gli spettatori. È selettivo, è severo? Sì. Fatti i pezzi? Ma in realtà no, nel senso che ho notato che tendenzialmente guardano tanto, cioè si divertono nel momento in cui parte la canzone, tornano bambini tutti quanti, quindi poi devo dire che ok, non per vantarci, però i nostri musicisti sono veramente bravi, quindi di solito si divertono sia chi viene perché non è appassionato di musica, viene, si diventa bambino e si appassiona, però anche tanti musicisti che vengono apprezzano tanto la ricerca del suono che ha la nostra band, ma perché quando andiamo in sala prove, noi siamo 2 poveri miseri cantanti, quindi mi metto nella mia umiltà, quindi non mi metto a parlare di cose che sono oltre la mia conoscenza, però quando noi andiamo a portare un brano, ok, lo andiamo in sala prove, c'è proprio una ricerca da parte dei musicisti, poi il nostro direttore artistico è il tastierista, okay, che lui
produttore, fa un po', quindi lui comunque è quello che dirige un po' la parte artistica, però è proprio una continua ricerca fra loro quattro, e quindi si impegnano e ci sono proprio alcune volte che mi dicono: guarda, quel passaggio è bellissimo, io lo guardo e dico mi fido. Però e vedo anche musicisti che vengono a sentirci che dicono: madonna, ma quel passaggio là era fantastico, e io: grazie, riferirò. Davvero? Esatto. No. Quindi ti sì, capisco. Diciamo che ti capisco, capita anche a me quando facciamo un pezzo blues e magari butto dentro un assolo che mi viene così, perché il blues è molto improvvisazione, lo faccio così senza pensarci, poi ci fermiamo e magari o il bassista o il batterista, uno dei ragazzi, mi fa: ho fatto un assolo incredibile, io: ma va? Rifallo. Sì, esatto, rifacciamo. No. Buona la prima. Bisogna registrarle. Beh, questo ogni tanto lo facciamo, però quando poi mi riascolto dico: ma eravamo in 5, non in 4, chi era quello che suonava così? Perché... bello, bello. Caspita, quindi vabbè, voi chiaramente suonate, vi divertite come dei matti, perché per fare quei pezzi lì è tutte le volte tornare bambini. E quindi, madonna, ma avere un repertorio così ampio, ma mamma mia, che lavoro! Le prove? Sappiamo tutte 600 quelle di Cristina. No, ok, però le prove, quando fate le prove, le tempistiche? Allora, noi tendenzialmente l'idea è che ci sono le prove per ripassare i brani, però sono poche, nel senso che comunque ognuno di noi deve studiare a casa. L'idea è che tu arrivi, che già hai studiato e si perfezionano solo determinate cose. E poi invece ci sono i brani nuovi da mettere su, e allora ce ne sono delle prove specifiche per portare sui brani. Allora si imbastisce, ognuno si impara un po' la sua parte, poi si arriva lì e si cerca di mettere insieme. Anche la ricerca delle seconde voci, io porto magari quella che ho trovato io, magari su un brano lui porta la sua, poi col tastierista e il bassista che ci fanno i cori magari vediamo che seconda voce mettere, armonizzare come, eccetera. Io parlo della parte appunto cantata, perché dopo loro invece parlano di tutta la parte dell'arrangiamento. Per esempio adesso stiamo per mettere su, spoiler, posso dirlo? Non lo posso dire? Non lo so. Vabbè, sì, stiamo per mettere su un medley Disney su Aladdin, ok? Wow, e allora c'è una delle canzoni che mi diceva il tastierista e il bassista, stavano pensando, siccome il nostro bassista è jazzista nell'anima, il nostro batterista è jazzista nell'anima, stavano pensando di fare una canzone un po' più jazz, quindi magari riarrangiarla in maniera un pochino più jazz, e un altro invece mi ha detto, mi pare di capire, che la vogliono fare un po' più molto rock, metal rock. Addirittura. Sì, una delle due, sì. Immagino che devo cantarla io. Ovviamente. E quindi sì, noi tendenzialmente... Due opposti, dal jazz al metal, due opposti, però Aladdin è tanta roba, cioè. Sì. Dopo tendenzialmente tendiamo a essere abbastanza fedeli alle originali, però ogni tanto ci piace mettere dentro un po' di chicche particolari, insomma, giusto per anche per divertirci noi, insomma. La nostra passione di Friends forse è la canzone che abbiamo customizzato di più, sì. Se non l'hai visto per caso ti invitiamo a vedere i video online, ma hai detto che ci segui su TikTok, quindi un pezzo l'hai sentito. Che è stata mescolata con Drunken Sailor, canzone popolare, quindi è venuto fuori un sound completamente diverso dall'originale, eppure riconoscibilissimo. Sì, quindi... Bravi, bravi. Beh, io una cosa che adoro a livello musicale della Disney è la Sirenetta. Bella. È stato il primo pezzo Disney che abbiamo messo su, mi pare, in fondo al mare. È stupendo quel pezzo lì. Sì. Apposta per i Luca Comics. Veramente, quindi voi tutti i comics che ci sono in giro, voi arrivate? Ci proviamo, dopo magari tutti. Non ce ne sono tantissime, quindi in generale ovviamente la concorrenza c'è,
però diciamo che siamo contenti perché piano piano siamo riusciti a farci un po' un nome, ci conoscono. Poi ovvio che comunque anche i comics vogliono variare, cioè non è che chiamano tutti ogni anno la stessa band in generale, poi invece c'è chi magari ha i suoi preferiti, quindi bisogna cercare un attimo di convincerli, ma che dici? Quest'anno vuoi cambiare? Proviamo un anno a prendere qualcun altro. Però ovviamente è un percorso, è una scoperta e cerchi... Guardi, poi ci siamo fortunati che siamo anche appassionati, quindi in realtà non è che mi viene difficile andare a vedere i nuovi comics che nascono, perché anche se non ci vado a suonare probabilmente andiamo come ci andiamo come spettatori. Quindi, Beh certo, certo. Sono stati anche l'ultimo weekend, sabato un comics, quindi... A posto, ma poi voi contattate voi praticamente gli organizzatori o avete un manager? Allora, no, attualmente no, non abbiamo un manager e ci dividiamo io, lui e poi un po' tutti in realtà, andiamo un po' alla ricerca e sì, vari metodi. E al momento no, non abbiamo ancora un manager. Management esterno. Voi di dove siete? Noi siamo di Treviso. Però proprio in provincia, perché siamo molto sparsi, quindi in realtà abbiamo suonato un po', non posso dire in tutta Italia, perché diciamo che tendenzialmente siamo andati in Toscana, siamo andati quell'anno scorso siamo andati a Falconara, appunto era quest'anno siamo andati a Falconara e stiamo cercando di andare anche verso Genova. Forse, sì. Non diciamo niente. Non si può ancora dire niente, sì. Ma è in trattativa una cosa molto grossa che io sto incrociando tutte le dita, anche quelle che non ho, per la zona del genovese, speriamo bene. Esatto, siamo andati a Milano, quindi comunque non abbiamo problemi a spostarci. Anche perché Milano, in realtà siamo... Sì, alla piazza, Siamo un bel gruppo, quindi in realtà ci divertiamo anche. Quindi anche se dovesse succedere che andiamo a suonare, dobbiamo dormire fuori... Non è un problema, sì. Per fortuna siamo tutti bellissimi. Non ci pesa stare insieme, dover stare tempo al di fuori del concerto. Chiaro. Il problema del dover suonare sempre più lontano da qui, ovviamente, è che puoi andare solo agli eventi grossi, perché sono quelli che hanno il budget per pagarti la trasferta. sì. Mentre qui posso andare anche all'eventino piccolo, perché tanto se sono, che ne so, nel raggio di un'ora di strada, un'ora e mezza, comunque c'è, fattibile, non c'è problema. Più in là vai. Treviso è già una bella città, Treviso è già una bella cittadina. Sì, sì, no, ma allora la zona è bella di Trevigiano e ci sono tantissimi eventi, per fortuna, perché come diceva Barbara, il problema è che oltre a tanti eventi c'è anche tanta concorrenza, comunque non siamo proprio pochi. Sì, poi in realtà bisogna secondo me un attimo cercare, ci stiamo provando, di staccare l'idea che la cover band dei cartoni animati è solo per bambini. Ok, quindi non è vero. Esatto. Anzi. Ancora tante sagre ti pensano quando ti proponi, ma siete per bambini. No, noi eravamo bambini, quindi tu devi pensare che noi siamo il nostro target. Famiglie, ragazzi giovani, ragazzi che hanno voglia di divertirsi. Ma perché nella loro testa l'adulto medio non va di sua spontanea volontà a sentire canzoni dei cartoni animati. Ma in realtà non è neanche vero. Non pensano all'effetto nostalgia. Perché poi vedi la gente che ci sente, comincia a cantare. Quindi magari arriva il trentenne, dai 20 ai 40 anni, 50, riusciamo a coprirli tutti. Che arriva, ci sente e comincia a cantare. Magari c'è il bambinetto di fianco, il figlio che ti guarda e dice: ma che sì, ma anche perché oggettivamente cantiamo canzoni di cartoni che il bimbo non ha mai visto. Magari sta là e si diverte perché noi siamo divertenti, perché ci sono i video, perché comunque sono canzoni allegre, però non le conosce, cioè è il padre, la madre. Esatto, a meno che i genitori non sono dei nerd, quindi esatto, i genitori non gliel'abbiano fatto sentire. Giusto per dire nerd. Che fatta con Taito. Pac-Man Forever. È quella che si accende, quella, visto. Bravo. Le lucine. Si accende, va praticamente, lampeggiano, si accendono tutti, oppure lampeggiano. Ah, e si inseguono, oppure se lo metti così, quando c'è la voce un po'... Con il suono. Esatto. Lui praticamente gli ho messi sopra l'amplificatore valvolare. Quando suono la chitarra,
lampeggiano tutti. Sai che forse ti rubo l'idea. Capisci perché mi hanno chiamato nerd. Ah, sì. Quando fanno Capitan Harlock è impossibile non cantarla. Cioè, sotto di voi non riuscite a cantare, probabilmente fanno tutto il pubblico. Quando ma infatti sì, tante volte, sì, sei col microfono così, vai. C'è Tigerman è una di quelle che quando parte, io mi rimetto là davanti al pubblico e ho detto, ragazzi, io questa non la faccio, mi metto là così e mi dico al pubblico che comincia a cantare, io mi rifiuto, tanto la fate voi, e la fan e il pubblico la fa. Al Gardecon c'è stata una cosa così quando è partito Attack on Titan. Attacco dei giganti, che di solito alle sagre non lo proponiamo, l'abbiamo proposto al Gardacon, che è una fiera abbastanza grande, quella verso... Dov'è che è? Sì, zona di Garda, sì. Adesso non mi ricordo il paese esatto. Montichiari. Esatto. E là a un certo punto è partito Attacco dei giganti che c'è... È esploso il pubblico. Io, era questo che volevo quando l'ho messo in scritta. Qual è il brano che proprio più vedete la gente che ci canta sopra? C'è un brano particolare? Allora, le bambine Frozen. Le bambine. Okay. Le bambine. Sì. Però in realtà Tigerman forse era quello che ti dicevo. Quella più... Però dipende, Tigerman, anche Pokémon. Quando parte Pokémon alla fine, ho visto gente che tipo ha una sagra, è stato bellissimo, perché parte Pokémon e vedo da in fondo un gruppo di ragazzi che comincia a correre. Vedi che comincia a correre verso di noi, arriva sotto palco e comincia a saltare. È bellissimo. No. È vero. Sì, un pezzo in particolare non c'è, ce ne sono alcuni che hanno spesso questo effetto. Per esempio il medley dei Puffi anche, di solito quando parte bene o male tutti le sanno. Esatto, che poi fa un po' ridere perché il nostro medley Puffi ha la canzone centrale che è John Solfami, che non la conosce nessuno, però in realtà John Solfami sarebbe... quello, il primo, cioè i Puffi sono uno spin-off di John e Solfami, ma non lo conosce nessuno, quindi noi l'abbiamo messa perché comunque ci pareva giusto che comunque dagli rilevanza, quindi facciamo le canzoni, parte John e Solfami che per fortuna è corto e la gente diceva così, poi parte quella dopo che è Puffi qua e là, Puffi di qua, Puffi di là, e allora vedi allora che cominciano a cantare e dico, ma porca miseria, infatti alla fine lo dico, ragazzi, John e Solfami è da dove è partito tutto. Facciamo anche un po' di storia dei cartoni. Ma voi coinvolgete da paura, cioè nel senso che chi vi viene a sentire è impossibile che non salti come un grillo giù dal palco, perché veramente, vi ripeto, io vi ho scoperto su TikTok, era una sera che ero stanchissimo come oggi, come tre sere, però io dedico sempre quei 15 minuti, 20 minuti su TikTok, faccio passare le cavolate e metto... tengo premuto, non mi interessa, via, sono scemati. Esatto, bravo. Poi dove ci sono ragazzi che suonano, eccetera, allora mi soffermo, li guardo, ho conosciuto parecchia gente bravissima. Quando sono arrivato a voi... sollevato la serata. queste dove si nascondevano. Sai quando vai a dormire con la canzoncina nelle orecchie che ti svegli ancora al mattino? Quale video hai sentito? Qual è stato il primo video che hai sentito? È quella di Capitan Harlock. Per me l'Arcadia, io veramente ero un fan tremendo, no? La ragazzina con Lucarina, io sono rimasto... Abbiamo anche la bandiera, non è di Capitan Harlock. C'è sul video, credo. Sì, no, ho visto... L'abbiamo tirata su, sì. Allora, sì. Quella bandiera lì, io abito in una casa, non abito in un condominio, è una casa singola, con un giardino abbastanza grande. Anni fa ho messo un palo con la bandiera del pirata. La bandiera del Capitan Harlock. Tanti anni fa, quindi i vicini quando passavano dicevano... sì, perché se non la conosci dici perché c'ha una bandiera pirata. Esatto. Invece... mi prendevano per matto, dicevo, ragazzi, siete vecchi dentro. Voi le date come le organizzate? Perché visto che ne fate così tante, caspita, è un impegno anche quello, organizzare l'agenda. Allora, noi abbiamo un calendar
condiviso fra tutti i musicisti e noi, perché ovviamente i nostri musicisti lo fanno di professione, quindi in realtà hanno anche altri gruppi. E poi vabbè, abbiamo anche il batterista che oltre ad essere musicista e avere un altro gruppo è anche fotografo e quindi ha anche matrimoni d'estate. Quindi i matrimoni sono una di quelle cose che ti coprono praticamente tutta la parte. È il primo che interpello quando devo sapere se abbiamo disponibilità. Esatto. Tu ci sei, vero? Ed è il primo perché abbiamo trovato un sostituto perché ovviamente non potevi farne a meno. Wow. E quindi abbiamo questo calendar condiviso, Paca ce la devono segnare lì. Quindi un calendar è per le nostre date, un calendar è per gli impegni. Quando vediamo che la data è libera, noi la segniamo. Nel momento in cui è segnata, è lì, punto. Poi ovviamente noi abbiamo anche i sostituti, ok? Quindi tendenzialmente abbiamo un sostituto quasi per tutti. Il tastierista è l'unico che non riusciamo a sostituire al momento. Perché tu al momento non ce l'hai. No, ma perché, lui l'unica volta che non è venuto, potuto venire, abbiamo sostituito col nostro tastierista, quindi abbiamo coperto un po' così. Però sì, tendenzialmente ognuno di noi poi è un sostituto, quindi se dovesse servire si sostituisce. Poi si spera, nelle date grosse speriamo sempre di essere la formazione originale, perché è più bello, cioè nel senso ovviamente... Poi in realtà i nostri sostituti sono bravissimi, sì, perché sono veramente sono veramente, veramente dei draghi. Però sì, l'originale ovviamente è più bello anche per noi, insomma. Poi ti puoi spezzare un po' di più, puoi anche scherzare un po' di più, perché ovviamente è il tuo repertorio, quindi non succede niente se quella volta lì c'è il nostro batterista che in un punto, cos'è, Rossana? A un certo punto, sempre lì, lui non suona a random e poi ricomincia a suonare. Voglio diventare presto un re. No, non mi pare che era Rossana. No, che lui non suona, a un certo punto parte, si ferma e tutti gli altri devono andare avanti e poi a un certo punto riparte e lo fa sempre a caso. il bassista sostituto e fa, ma tu qua quando rientri? Ah, a caso, quando ho voglia. È proprio un meme ogni volta. Funziona sulla faccia. Esatto, proprio un meme ogni volta. Cose così, no? Cose stupidate. Però... Ma l'idea di fare un LP? Quella è stata del nostro tastierista. Quello aspetta, è... ci stai chiedendo se ci abbiamo l'idea o sai già che l'abbiamo e ci stai chiedendo? E io ho annusato qualcosa, dirvi la verità. Ah, ecco. Dai post, dai. Bravi. Sì, poi c'è il nostro tastierista che spinge molto su questa cosa qui e stiamo buttando fuori al meglio. A breve entreremo su Spotify, avremo la nostra prima canzone su Spotify e poi da lì cominciamo a buttarle fuori tutte quante, quindi insomma abbiamo deciso di fare una cosa fatta bene in studio, ci siamo fatti seguire anche con un fotografo e uno, no, fotografo no, videomaker, perché il fotografo ce l'abbiamo, il nostro batterista e videomaker, e quindi abbiamo deciso di fare una cosa fatta bene, insomma, perché ci sembrava giusto che ci fosse qualcosa di qualità, insomma, oltre alle registrazioni live. Fantastico, bellissimo. Io adesso però vi devo fare una domanda che faccio a tutti, ed è ormai diventata la domanda di rito del salottino. Cosa ne pensate dei talent? Allora, rispondi tu. Allora, io per anni e anni fa, per anni avrei voluto anch'io, ero caduto un po' nella trappola del desiderio di parteciparvi. Forse, al tempo poteva anche valerne la pena un po'. Nel senso che sono sicuro che c'era già dietro comunque le mani in pasta delle case discografiche che praticamente sono passate da ricercare i talenti allo scaricare questa responsabilità ai programmi TV. Anzi, addirittura loro magari avevano per le mani il perfetto sconosciuto, lo spingevano tramite la TV per dargli visibilità e avere un ritorno. Quindi questi meccanismi probabilmente c'erano già. Però magari un 15-20 anni fa... forse avevano ancora un senso, perché era una novità, era tutto più spontaneo, più naturale. Al giorno d'oggi non li guardo più, quindi non so neanche quanto siano degenerati, ma quel poco tanto che vedo mi lascia di una desolazione paurosa. Poi posso dire, con l'avvento dei social e comunque in generale
quello che fa un talent, se sei abbastanza bravo, lo puoi fare anche sui social, se posso buttarla lì, nel senso che ho visto tanti bravi talenti che sono venuti su semplicemente buttando la loro musica sui social e ricevendo poi consenso da loro, quindi secondo me... Sì, il problema che vedo nei social, sono perfettamente d'accordo con te, è però che è un mare grandissimo, pieno di pesci, spesso di qualità infima, perché come hai detto tu, chiunque può andare, anche il cane può postare cover o canzoni, tra virgolette, originali. E il problema è riuscire ad emergere da quella quella marmaglia. Sì, no, dico che sia facile, però dico che forse adesso quello che una volta facevano i talent lo fanno un po' anche i social. Sì, almeno lì ci puoi provare finché vuoi, ma se non piaci, non piaci. Se piaci in qualche maniera, forse riesci a trovare pian pianino il tuo pubblico impegnandoti. Sì, cioè, certo. Tante volte vedo alle fiere che ti arriva l'influencer, che magari è stato preso lì solo perché ha tantissimo seguito sui social, che magari, e quindi tu dici, una volta magari era quello che arriva dal talent, adesso magari è quello che è l'influencer famoso. È vero, che poi è un bene e un male, cioè un po' entrambi, perché magari è bravissimo, è riuscito a farsi vedere per quello, magari in realtà ha zero talento, però è bravissimo, piace al pubblico, capito? Quindi è un po' è vero. Focalizzandosi sul talent. Esatto, allora a me dispiace tanto il fattore che quando vincono i talent, questo è il mio parere chiaramente personale, però tu diventi, anche se sei molto bravo, l'ombra del talent. Cioè quando ti chiamano non dicono arriva Paolino a suonare, arriva Paolino quello che ha vinto X Factor. Divento l'ombra del talent e questo per me è massacrante. Cioè vuol dire che tutto quello che hai fatto, il lavoro che hai fatto, lo studio che hai fatto, la gente non ti ricorda come Paolino, ma te sei quello che ha vinto il talent, X Factor, si è capito? Ma io sono... diventi un po' l'ombra. E poi come dicevi giustamente tu, che negli anni sono degenerati anche con i giudici. Infatti quello che volevo dire, cioè sembra che sia diventato un mattatoio dove non conta più trovare davvero il talent, ma conta piuttosto vedere i giudici che sono più protagonisti dei concorrenti. Spesso i giudici ormai non sono più scelte persone competenti, ma a caso, più per la personalità. E c'è più divertimento nel massacrare la gente perché fa audience, fa scena, che non il vedere se davvero c'è del talento in mezzo a questi poveri disgraziati che sono stati messi come concorrenti. Quindi è cambiato proprio lo scopo del programma, anche se si chiama sempre talent, non sembra più il suo focus. Hai ragione, sì, anche perché prima c'erano innanzitutto i presentatori, prima c'era il figlio di Facchinetti e subito dopo di lui Catalan, che è una mina, fortissimo come presentatore, ma giudici c'erano Elio delle Storie Tese, Morgan, cioè Mika, quindi sì, gente comunque dello spessore, che faceva musica, gente che faceva musica. Oggi hanno messo, l'unico che mi viene in mente adesso è Fedez, che non c'entra niente. Quello che fa, dai, oddio, non mi viene in mente il nome, quello che piace a Manuela. Mi verrà in mente improvvisamente mentre chiacchieriamo. Sì, ce ne sono, insomma, di personaggi che a parer mio non... Quello di quest'anno poi io l'ho visto di sfuggita, io vado ogni tanto, butto il naso, l'unica che c'entrava bene era Giorgia, che Giorgia, però faceva neanche la presentatrice, ma era quella che portava i ragazzi sul palco, no? Non c'è Achille Lauro. Achille Lauro. Achille Lauro. In 9 anni ha fatto una canzone, e voglio dire, va bene, ok, per amor del cielo. Non li critico perché poi non sono capace io a criticare le persone, non li giudico neanche, non sono neanche capace a fare quello,
però se volevano fare dei tale dovevano continuare perlomeno con dei giudici che ci azzeccavano dentro. La Maionchi era perfetta. Stavo pensando anch'io alla Maionchi in questo momento. Cioè era una tale scout la Maionchi, cioè una discografica incredibile, una tale scout che andava a cercare proprio i ragazzi nelle discoteche o nelle balere o nei pub e portarli a diventare qualcuno, quindi lei c'entrava a pieno in quel posto lì. Sì. Oggi, cioè, sentirsi dire, ah, te non vali un cazzo, perché già quel ragazzo è lì, si trova in un palco enorme con 500 telecamere, dalla cameretta, con la telecamerina, sì. A lì sì. È un abisso, cioè, voi siete abituati, ok? Voi siete abituati a stare su un palco e avere la gente di fronte a voi, che vi canta sopra, che si diverte, che voi fate un grandissimo intrattenimento, mi piacete un sacco. E... E dobbiamo quindi... venire a suonare da te. O vengo io a Treviso, tanto Treviso la conosco abbastanza bene, ci ho fatto servizio militare, quindi la conosco bene. Ah, ecco. Negli anni 80. A No, io ero la De Dominicis. Ah, ok. Vicino all'acquedotto, mi sembra. Mm-hmm. Sì, zona sì, centro, ovviamente. Proprio. Sì, infatti noi sera uscivamo a piedi, eravamo già in centro. Fantastico. Mm-hmm. Però ho avuto quella grandissima fortuna di godermi Treviso, che io ho fatto un anno che veramente fantastico in quella città. Quindi voi siete abituati lì a stare su quel palco, mentre invece questi ragazzi che si ritrovano appunto dalla cameretta a fare, appunto come dicevi tu, il social, ma poi cioè, trovarsi su una cosa del genere... è difficoltoso, e trovarsi un giudice che ti aggredisce in quel modo, sapendo a ritroso che tu sei seduto su quella poltroncina perché hai avuto un culo pazzesco e basta, secondo me non è corretto sti poveri ragazzi, che poi li bruciano in tempo zero. Sì, sì. Maneskin insegnano. Sì, sì, infatti meteore, proprio prendono, passano e via. Sì. Sai che non ci avevo neanche fatto caso che in questo momento c'è stato un callo dei Maneskin, non sì, me ne ero sì, reso conto. Sono sciolti, non esistono più. Ci ecco, sono più. Vedi, sono proprio rimasti indietro. io per lavoro, io sono curioso, per lavoro mi piacciono queste cose. Progetti futuri? A parte l'LP. Allora, esatto. Beh, quella è una grossa cosa, in realtà, nel senso cavoli. Che penso... Enorme. Adesso la tabella di marcia precisa, non l'abbiamo ancora del tutto definita, e la sa meglio Alessandro, sì, che è quello che sta dirigendo la cosa. Però se non ho inteso male, sarà una cosa che partiamo adesso, ce la trasciniamo un po' alla volta fino all'estate. Quindi solo quello già ci impegnerà un sacco. Poi adesso in realtà stiamo un attimo lato nostro ributtando su, sistemando un po' lo spettacolo, anche in vista forse della data, vediamo se va in porto della zona genovese. Esatto. Non possiamo dire niente di più. Però se va in porto anche lì dobbiamo fare proprio un restylist, puntiamo con l'occasione a fare un restylist completo. Però anche con l'inverno di solito, proprio per una questione di un calo delle date, aumentiamo a buttare sul repertorio, quindi stiamo buttando su qualcosa come 6 metri nuovi, e in modo che poi siamo pronti in estate, abbiamo le date di carnevale e poi si parte con i comics, le fiere, le sagre e via l'estate prossima. Sì, un po' questo il ciclo di vita annuale, esatto. Nell'ambito invernale qualche eventino può capitare. Però sì. Si fa per lo più repertorio nuovo, restyling dello show, si pensano eventuali nuovi pezzi, esatto. Anche di sketch. Sì, anche perché come dicevi tu prima, i locali che riescono, cioè noi siamo anche una band, ci siamo anche imponenti, cioè occupiamo proprio tanto spazio sul palco, quindi a volte ci è capitato che andiamo in un locale, magari ci vorrebbe, e mi dice, io ho l'angolo là in fondo, e io, ci stiamo, cioè... Beh, no, dai, abbiamo suonato in condizioni che le sardine erano più comode, sì. Ma abbiamo suonato. Sì, cioè, effettivamente abbiamo tutta la scenografia, il proiettore, il fumo, la macchina del fumo, le luci, cioè
quindi comunque ci vuole un locale che riesca a tenerci, a farci stare. Ecco, ho visto il vostro palco, è bello, bello impegnativo. Sì, noi ci stringiamo, ci facciamo anche piccolini, però comunque noi sei siamo con tutta la strumentazione. Si toglie anche la scenografia e tutto, cioè solo persone e strumenti. Sì, tieni conto che batterie e tastiere, la tastiera prendono più o meno lo spazio quanto una batteria, quindi bisogna contare più o meno quello. Più davanti ci siamo noi quattro, quindi... Però poi, teatri, vabbè, cinema, quelle cose lì non riuscite a coprire. Avevamo una data bellissima a teatro in programma. Aspetta, del mese soltanto, aprile 2020. Piena pandemia. Boia. Avevamo una data pronta, era una data bellissima, avevamo un teatro, avevamo tutto pronto, piena pandemia, non siamo più riusciti a recuperarla, però è una delle cose che ci piacerebbe tanto fare. Sì, perché cioè veramente siamo rimasti veramente male quella volta lì. Era proprio la data, però vabbè, adesso vediamo, magari in quella, magari poi non va in porto, però se dovesse essere ci sarà anche un teatro. Il Covid, devo dire che il Covid a noi musicisti ha veramente castigato tanto. Porca miseria. Abbiamo messo 3 anni prima di riuscire. Ho detto che non abbiamo mai fatto così tanto materiale social come in quei 3 mesi di pandemia. Abbiamo fatto dirette online, nuovi format di intrattenimento, buttato su canzoni su YouTube registrate in casa. Ognuno di noi si registrava in casa propria, mandava il materiale al tastierista, che essendo produttore poi cercava di tirar fuori il meglio possibile dalle nostre registrazioni. Però sì, penso che soltanto adesso che abbiamo cominciato con le pie e tutto il resto a fare il video promo, quest'anno forse sia pari come produttività. Ti dico, ci sono stati voluti 3 anni prima di riuscire a riprenderci, perché c'è stato l'anno della pandemia, l'anno dopo in cui comunque era apriva chiudeva e non sapevi mai, e poi c'è stato l'anno successivo in cui era tutto aperto ufficialmente, però nessuno voleva usare. E quindi ti aprivano, però solo cibo, non mettiamo musica perché non sappiamo come va il primo anno dopo il Covid, non quanta sappiamo gente se abbiamo viene, budget. Se si può star vicini. Quell'anno, il budget, quindi poi dopo il terzo anno, che hanno visto che la questione effettivamente era tornata, allora a quel punto hanno riaperto tutto. E allora, però 3 anni di stop sono stato. È stata dura perché eravamo tutti, almeno io personalmente ero abituata a correre, e quando ti si è spento tutto è stato faticoso, più che altro perché non mi rendevo conto di quanto stavo correndo. Poi in realtà me la sono anche goduta e mi sono un po' riposata, diciamo, però dura. Sì, ma perché la gente che non è musicista, che non c'è mai passata, non si rende conto di quanto lavoro c'è dietro un concerto. Cioè, loro dove arrivano, vedono che il palco è montato, tu suoni 2 ore, non sai che tu magari sei là dalle 3 a montare tutto quanto, perché devi finire prima di cena, perché sennò dai fastidio, in modo che loro possano mangiare, poi tu suoni, loro vanno a casa e tu smonti. Poi arrivi a casa e metti via la strumentazione, perché noi abbiamo tutta la scenografia a casa nostra, quindi ogni volta abbiamo la macchina stracarica di scenografia. Fortuna che ho una station wagon. Esatto. Ci sta. E quindi la gente non si rende conto che è proprio pesante fisicamente da fare, bello però fare tutti i giorni, cioè... È capitato una volta che avevamo 2 date, 2 giorni continui, una a Venezia e una a Milano. Siamo arrivati la mattina, abbiamo montato, suonato, smontato, siamo andati a letto, siamo svegliati alle 6, partiti perché alle 9:30 avevamo il soundcheck a Milano. E lì abbiamo suonato pomeriggio e poi siamo ritornati a casa, cioè la sera ero finita, erano fatti 2 giorni. Quindi... Devastante. Sì. Quanto dura il vostro soundcheck? Ah, il soundcheck in realtà dipende, dipende se abbiamo il nostro fonico oppure se il fonico è fornito, nel senso che comunque noi abbiamo la nostra strumentazione, abbiamo il nostro, come si chiama, il nostro impianto, e abbiamo un fonico che solitamente ci segue, quindi ha la nostra scena registrata sul mixer, quindi più o meno sistema e in un'oretta ce la facciamo. Se andiamo magari a una nuova, di solito può volerci anche un... No, soundcheck solo dalla mezz'ora all'ora, mezz'ora, un'oretta. Ok. Sì.
perché poi dipende, perché noi ci facciamo le cuffie noi, quindi abbiamo okay. il nostro, quindi là è molto più veloce. Se invece magari vai in una, una sagra e ci deve fare le cuffie il fonico, sì, ovviamente ci vuole un po' più di lui, un po' meno di lei. Sì, no, esatto, troppo, esatto. Adesso non mi sento più. Per favore, esatto. Alza, esatto, è molto più comodo farsi da soli, non senti qualcosa, ti regoli. Ma poi anche il montaggio, adesso ormai siamo diventati skillati, quindi in un'oretta montiamo tutto, però ovviamente all'inizio ci mettevamo anche 2 ore e mezza, tra adesso ormai abbiamo tutto segnato, certo. Punti, vai, sì, vai. Certo. Adesso è comunque un lavoro incredibile, cioè, è veramente un lavoro incredibile. Sì, tanti giustamente, come dici tu, pensano che cazzo, ti devi divertire, suonate 2 ore, tutto lì. La stessa cosa quelli che poi, quando vedono appunto i miei video, eccetera, gente che mi conosce, mi dice, vabbè, caspita, sì, hai fatto un'intervista, 1 ora, vabbè, poi la butti su. Trova chi devi intervistare, contattali, cerca il giorno giusto, intervistali, e poi c'è il post-produzione. Tutta la post-produzione. Che è lunga, perché poi qua il salottino è nato così un po' per gioco, perché io volevo fare qualcosa su YouTube diverso dagli altri YouTuber, no? Perché tutti recensiscono chitarre o tutti fanno didattica. La didattica l'ho scartata a priori perché non sono capace, cioè non ho pazienza di fare didattica, no? Quindi ci vuole anche bravura, pazienza, eccetera. Recensire io sì, una volta a settimana esco fuori con un video di recensioni di chitarre, eccetera. Ho un caro amico che ha un negozio di strumenti musicali, mi fornisce le chitarre, sono fortunato, e lo faccio. Se vuoi comprarle tu una ad una, però... Fortunatamente ho un negoziante che me le presta, se no mi sarei impiccato. E quindi il giovedì esco fuori a prendere. Però poi ho notato sul liquido, diciamo, che non c'era niente che faceva quello che faccio io in questo momento, cioè andare a cercare le band come voi, intervistarle, farle passare per, insomma, farle conoscere un po' di più dal palco che cantano, no? Quindi, insomma, andare a vedere un attimino dietro le quinte. Mannaggia. A volte spiego a tanti, guarda che non è come dici tu, non è così facile fare i video su YouTube. Cioè. No, infatti. E crescere è ancora più difficile. Bello, a me è piaciuto tantissimo conoscervi, portarvi qua al salottino, perché siete una band diversa dalle band. Grazie, è una bella cosa, quindi... perché ci puntiamo. No, ma ci siete riusciti, e quindi se poi avete un seguito, insomma, è per quello, no? Quindi avete un seguito, secondo me, più dal vivo che nel social, voi. Credo. Sì, è un po'. Adesso stiamo cercando un attimo di starci un po' più dietro, perché anche come dici tu, anche i social sono un lavoro che bisogna coltivare. È anche complicato perché cambiano le regole, cambiano da social a social, l'algoritmo. Quindi sì, diciamo che ci proviamo, però sì, ovviamente. Bene ragazzi, è stato fantastico, mi è piaciuto tanto conoscervi, salutatemi gli altri del gruppo. Raccomando. Assolutamente, riferiremo tutto, anzi, grazie per l'entusiasmo, perché sei una ventata di positività, esatto. Non quella del Covid. Questo è l'argomento di Paolo. Farò il diavolo a 4 per portarvi qua. Guarda, volentierissimo, se riusciamo. Così, a parte così ci conosciamo anche di persona, sì. Però in generale... Magari salottino lo facciamo davanti a una birra di persona. Ma volentieri. Ragazzi, bello, è stato bello, buona serata, mi raccomando, navigare piano. E attenti ai pirati. L'hai preparata. E attenti alla marina militare. Buona serata. Ciao ragazzi, grazie ancora. Ciao, buona serata. Ciao.